In apertura ci occupiamo della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale e lo facciamo andando da Paolo Renzetti, che è in collegamento all'interno dell'assessorato alla sanità abruzzese, con l'assessore Nicoletta Vedì, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Linea a te, Paolo. Grazie Alfredo, buongiorno, buongiorno da Pescara, dalla sede, come hai detto tu, dell'assessorato regionale alla sanità. Grazie alla dottoressa Nicoletta Vedì, assessore alla sanità. Grazie. Grazie, grazie a voi tutti e saluto tutti i telespettatori. Grazie assessore, perché ovviamente sono giorni, direi mesi di lavoro intenso senza soluzione di continuità, il caso di dire. Tra l'altro questa mattina ne parleremo, poi ha incontrato anche una delegazione degli OSS che lavorano presso gli ospedali della nostra regione, ma direi di andare per ordine. Ne parlava anche il collega Alfredo Primante d'Asturio. Ieri è stato approvato in giunta questo piano di riorganizzazione ospedaliera della nostra regione. Quali sono i punti salienti? Sì, ieri abbiamo presentato sia in quinta commissione, poi successivamente abbiamo deliberato in giunta, quello che è un piano di riordino della rete ospedaliera dopo l'emergenza Covid, quindi che tiene presente tutte le difficoltà che in questo periodo abbiamo incontrato, in modo particolare la mancanza dei posti letto di terapia intensiva. Infatti uno dei primi punti fondamentali di questa rete che abbiamo presentato, che sarà confermato e validato dal Ministero della Salute, presenta proprio un aumento di posti letto in tutta la regione, ridistribuiti in maniera equa in tutte e quattro le ASS, per un numero complessivo di 66 posti. Poi abbiamo anche riorganizzato i posti di terapia subintensiva e quindi ne avremo 96. Questi posti sono fondamentali e finalizzati per diciamo, i momenti di emergenza, ma soprattutto anche per dare delle risposte nei momenti in cui non ci saranno le emergenze a quelle che sono le patologie complesse, quindi l'ictus e tutti gli interventi chirurgici che hanno bisogno di terapia intensiva. Questo piano prevede anche fondi finalizzati alla ristrutturazione di tutti i pronti soccorso, con fondi anche in questo caso distribuiti su tutti gli ospedali, su tutti i presidi ospedalieri che hanno il pronto soccorso, e soprattutto fondi finalizzati al nuovo numero di personale, quindi un maggior numero sia di medici che saranno assunti, sia di infermieri e di professioni sanitarie. Ogni ASS sarà dotata di un'autoambulanza proprio per il trasporto dei pazienti Covid e ogni ASS avrà una struttura libera dove poter allocare degli stand nel caso in cui, ce lo auguriamo che non avvenga, dovesse tornare un'epidemia. Possiamo dire, assessore, che avete lavorato, state lavorando in funzione di quello che potrebbe, ma potrebbe anche non accadere in autunno, e possiamo dire che dopo tre mesi in cui gli ospedali della nostra regione sono stati messi a dura prova dall'emergenza sanitaria, ora finalmente si respira. Sì, abbiamo un respiro notevole, proprio ieri abbiamo avuto il doppio zero, ossia zero contagi e zero decessi, quindi un grande risultato della nostra regione, del sistema sanitario che ha saputo gestire questa emergenza, ripeto, nonostante le difficoltà. Questo, l'ho già detto anche in altre situazioni, non significa che dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo portare avanti tutte quelle che sono state le procedure che abbiamo messo in atto e che continuano ad esserci. E poi un'attenzione, quello che è stato anche detto da parte di alcuni specialisti, a quella che è l'esperienza delle altre nazioni. In altre nazioni purtroppo c'è stato un ripresentarsi di queste situazioni di emergenza, e quello che noi ci auguriamo non avvenga nella nostra Italia, nel nostro Abruzzo, però ancora di più saremo pronti dopo questa esperienza con determinazione e professionalità a dare quelle risposte. Alfredo, a te la linea per qualche domanda all'assessore. Sì, abbiamo parlato, ha parlato l'assessore di posti in più, sicuramente è una buona notizia in generale, vista insomma anche
visto anche quello che abbiamo passato in questi mesi. La mia domanda invece è relativa al personale che poi dovrà così coprire questi posti letto in più. Che cosa accadrà? Sì, sì, abbiamo i fondi finalizzati per l'assunzione del personale, sia in campo medico, nell'ambito degli infermieri e delle professioni sanitarie. Daremo la possibilità, come voi sapete, purtroppo c'è una mancanza di figure mediche, di medici nella nostra regione, ma in tutta l'Italia, dove non c'è la possibilità di passare subito a delle assunzioni, avremo la possibilità di usare anche strategie diverse come aumento di orari di lavoro, come contratti di co-co-co, perché dobbiamo investire sul personale medico e sanitario. E un'altra domanda invece, prima di andare poi alla questione degli OS che ha accennato Paolo in precedenza, riguarda proprio le strutture sanitarie. Insomma, sappiamo la fine che ha fatto il project di Chieti, poi ci sono le questioni anche legate all'ospedale di Lanciano, all'ospedale di Vasto, non solo, il nuovo ospedale a Teramo, ecco, che cosa accadrà, anche quello ad Avezzano, che cosa accadrà alle strutture ospedaliere che abbiamo e a quelle che dovranno venire? Questa è una domanda importante perché mi permette di dare delle risposte precise e definite. Appena conclusa questa rete Covid ci stiamo impegnando per concludere la rete ospedaliera di tutta la regione Abruzzo. Questa, diciamo, conclusione è fondamentale perché appena noi presenteremo questa nostra rete al Ministero avremo la possibilità di avere i fondi sbloccati per l'edilizia sanitaria e al primo posto questo progetto prevede la realizzazione del nuovo ospedale di Avezzano, poi di Vasto e di Lanciano, che sono le tre strutture, diciamo, più fatiscenti che hanno necessità di ristrutturazione, quindi metteremo in atto le ristrutturazioni, ma il progetto è la nuova costruzione, quindi fondi per l'edilizia sanitaria per questi tre ospedali. E per il DEA di secondo livello, insomma, nei giorni scorsi c'è stata anche tanta polemica rispetto alle parole del dottor Albani su Pescara. Sì, quella dottor Albani poi ha spiegato che era una sua risposta come ruolo di capo dipartimento diciamo dell'emergenza a Pescara e non ha dato una risposta di quello che sono, su quelli che sono i programmi e quella che è prevalentemente la programmazione che spetta al Dipartimento. Il Dipartimento sta lavorando perché vuole dare una sanità di credibilità ma soprattutto appropriata. Noi andremo a ridistribuire nelle nostre reti una rete dell'emergenza-urgenza, una rete delle tempo-dipendenza basata su un riordino che tiene ben presenti quelli che sono gli ospedali hub e SPOC. Quindi metteremo in rete tutta l'assistenza a livello sanitario della nostra regione e parleremo di poter dare delle risposte non individuando un unico presidio, ma mettendo in rete tutti gli ospedali. Quindi mi pare di capire che non ci sarà un unico DEA di secondo livello, ma una ridistribuzione, se non ho capito male, anche per essere più chiari a casa. Sì, c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando, sta gestendo, sta studiando proprio quali sono gli interventi sul diciamo, tempo dipendenza e soprattutto su quelle che sono le riorganizzazioni delle nostre reti. Allora Paolo, a te. Sì, allora ne parlavamo in apertura di questo collegamento, questa mattina c'è stato un sit-in, un flash mob proprio sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità degli OS, operatori sociosanitari che lavorano negli ospedali abruzzesi, OS che chiedono la stabilizzazione e ovviamente si rivolgono alla regione Abruzzo, all'assessorato regionale alla sanità. Allora possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato in mattinata, poi c'è stato un incontro di una delegazione degli operatori sociosanitari con l'assessore Nicoletta Veri e poi ci faremo dire dall'assessore cosa è uscito fuori da questo incontro. Vediamo il servizio.
Questa mattina c'è questo sit-in degli operatori sociosanitari della nostra regione. Voi parlate di abbandono da parte della regione, della sanità abruzzese, perché? Perché praticamente siamo sempre i lavoratori di serie B, in quanto non siamo assunti direttamente dalla ASL, ma siamo assunti dalle cooperative. Per cui ci sentiamo e siamo operatori di seconda categoria. E questo non è giusto. Non siamo mai mancati sul posto di lavoro, il servizio non è mai venuto meno, ma dopo più di 10 anni vantiamo il diritto di chiedere la stabilizzazione. Siamo stanchi, anche perché gli stipendi non sono adeguati e siamo veramente al di sotto della povertà. Avete lavorato tanto in questo periodo di emergenza sanitaria e forse non avete visto, riconosciuto il vostro lavoro. Chiedo scusa, il Covid ci ha provato perché ci siamo ritrovati di colpo in una situazione inverosimile, senza dispositivi di sicurezza, non sapevamo dove mettere le mani, chi eravamo, non ci si capiva più niente, abbiamo visto vedere gente da tutte le parti morire e ci siamo trovati veramente in un momento molto triste. E adesso diciamo che è un po' più tranquillo, abbiamo pensato comunque di rivendicare questa cosa, di portarla alla luce, perché non è giusto che noi siamo trattati in questo modo. Ci sarà un concorso pubblico, ma noi vogliamo che ci riconoscano, diciamo, le liste di priorità, perché è giusto così, cioè un atto dovuto, presumo, no? A parte, cioè, angeli eroi, ma qua di angeli eroi veramente ce l'hanno sotto le scarpe, non è giusto, assolutamente. E la regione c'ha un colore, però questo colore a noi non ci interessa, quindi è giusto che si rivedano tutte le cose che hanno fino adesso gestito e male, sinceramente. Abbiamo avuto già altri incontri con la dottoressa Verì, è stata sempre molto disponibile, però adesso chiediamo quello che è giusto ed è stato rimandato per troppo tempo. Sono 12 anni io che lavoro per questa ASL, io come tantissime altre, siamo più di 200, 300 circa. Assessore, queste le parole di un'operatrice sociosanitaria che lavora in un ospedale della nostra regione, c'è questo grido di aiuto, c'è stata disponibilità, abbiamo ascoltato da questa ragazza da parte sua, però ora chiedono che insomma ci sia la possibilità di poter essere stabilizzati. C'è stato un incontro di una delegazione con lei, assessore, proprio pochi minuti fa, cosa è venuto fuori? Innanzitutto vorrei precisare che da parte mia, da parte del Dipartimento, diciamo, questi lavoratori non sono mai stati considerati di secondo ordine o di secondo livello, tengo a ribadirlo, è un'organizzazione, una delle prime che io ho incontrato dopo il mio insediamento, abbiamo portato anche avanti dei risultati, forse risultati non ancora sufficienti per dare quelle risposte che loro si attendono. Abbiamo appena concluso un incontro con una delegazione dove ha dimostrato ancora una volta la mia disponibilità, e martedì prossimo abbiamo dato la possibilità di fare un tavolo tecnico dove ci si incontrerà con le parti interessate, con le direzioni, e a seguire il giorno successivo un incontro con loro per definire quali sono, diciamo, i punti raggiunti, gli obiettivi raggiunti attraverso questo tavolo e come venire incontro in maniera fattiva e concreta alle loro richieste. Loro sono persone che operano dando un grande contributo e lo ribadisco anche in questo momento di emergenza dove non essendo stabilizzati hanno vissuto ancora di più una maggiore precarietà, di questo ne siamo a conoscenza, adesso ci impegneremo rispettando anche quelle che sono le norme, quelle che sono, diciamo, a livello nazionale i punti che dobbiamo tenere presente, però come giunta faremo di tutto per ascoltarli, ma soprattutto per arrivare a un obiettivo che loro desiderano.
Grazie Assessore, io direi di chiudere qui con queste importanti parole, questa presa d'atto e questo impegno della Regione nei confronti dei tanti operatori sociosanitari che lavorano e tanto, e direi anche bene, nei nostri ospedali. Grazie davvero Assessore per aver accolto il nostro invito nel corso del nostro telegiornale, grazie e buon lavoro, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica, da Pescara è tutto, linea a te Alfredo.